Mi fermerei qui se sì, vogliamo vedere. Allora, una piccola cosa e poi facciamo una piccola pausa. Sostanzialmente, lui, che ha poco tempo e quindi accelerato e abituato, vi ha scaramentato una trentina di parole, buona parte delle quali voi non avete messo nelle tre che avete fatto nell'esercizio 20 minuti, ok? E va bene. Noi non siamo un corso di ecologia, quindi questa roba ci serve come sfondo e come corpus di materiale che chi vuole può poi magari andare a... La cosa importante per me, oltre che secondo me all'università un'infarinatura di queste mappe bisogna tenerla, io tengo a due cose. Uno, a una questione, diciamo così, di metodologia dello studio, su cui vi sto tartassando, e quindi come faccio a ricostruire cluster di sintesi non troppo errati, che non mi fanno fare gravi errori, che però in qualche modo mi fanno memorizzare, mappare e costruire senso fra il significato delle parole e quindi le analisi interpretative che usano queste parole, ok? Perché le parole, appunto, sono anche le nostre piede, sono molto dense. Se tu dici vasto oceano, capitalo oceano, anzi, come ho detto prima, antropocene, capitalocene, ci sta un nostro amico molto bravo che insegna all'estero, che si chiama Marco Armiero, che si è inventato vastocene, ossia l'epoca dei rifiuti, sono tre concettualizzazioni che aprono in maniera differente a letture del mondo, delle dinamiche, che non è che noi dobbiamo assorbire tutto, ma voi anche per l'età che avete dovete tenere presente. E poi, finisco, soprattutto gli allievi di Code, no? Perché? E per non fare lezione l'AINO, no? Che l'AINO è fissato. Questa roba è una parte dell'archivio a cui bisogna tenere attenzione, perché voi in qualche modo, in buona parte, per quando design la comunità, sarete designer di oggetti, direbbe lui che più schierato, di merci. Ma forse già negli anni precedenti voi avete fatto esercizi e vi sono state presentate, no? Esercizi e pratiche di progettazione di intelligente di oggetti. Nei prossimi 30 anni, quando voi lavorerete, ok? Non potete prescindere da una vostra idea di tutto questo mondo qua tematico, quando progetterete cuffie, sedie, lavandini, eccetera, eccetera. E quindi avete la necessità e forse il dovere di aprire un cantiere attento di archivio, attenzione, forse anche letture su queste cose, per avere una vostra idea, perché voi probabilmente potete leggere altri libri colti e ben documentati che danno una lettura un po' diversa da quella che vi sta proponendo lui. L'importante non è, noi non siamo una scuola ideologica, qui ci vado, ora vi spiego cosa dice la Sacra Scrittura. Noi siamo una scuola che sollecita a prendere consapevolezza critica e attenta, non in maniera neutrale, di letture, proposte, fare mappe, cluster di parole, quindi anche di autori, quindi anche di storielle, no? No? Quindi sembra un po' un'opera molto complicata, in realtà all'università un cantiere che imposta benino questa roba qua si può fare. Allora ragazzi, faccio una breve carrellata finale, insomma, dopo tanto introduzione che secondo me era necessaria perché ci dà la misura, insomma. Secondo me la prospettiva storica ci manca oggi, no? Capire come si creano i fenomeni, capire come si crea quello che stiamo vivendo. È un esercizio che si fa sempre troppo poco. Questo mondo, insomma, che ci schiaccia sempre un po' sul presente e ci impedisce spesso di farlo. Però, come abbiamo visto, insomma, questo è un piccolo esempio, un esempio significativo di come invece l'esercizio di ricostruzione storica sia fondamentale per capire le dinamiche che stiamo vivendo. Cioè, quello che è successo negli ultimi secoli effettivamente ha determinato quello che viviamo oggi. Ora torniamo prepotentemente nell'attualità, faccio una breve carrellata, insomma, dei disastri che stiamo vivendo e poi vediamo anche possibilmente, e mi piacerebbe discuterne anche con voi, insomma, con Sara poi, con Giovanni, per trovare insieme anche delle possibili vie d'uscita da questo
da questo gran casino in cui ci siamo messi. Allora, fondamentalmente questo è uno studio che ci dà la misura abbastanza definita di quello che stiamo vivendo. Nel 2009 questi studiosi di Stoccolma, dell'Istituto di Resilienza di Stoccolma, creano questo grafico che va a creare quelli che sono i limiti planetari, li chiamano, planetary boundaries, che si stanno superando uno dopo l'altro. Vediamo, alcuni li conoscete, il climate change ovviamente, il cambio climatico. Noi siamo, questa è la soglia di sicurezza all'interno, entro la quale noi possiamo essere sicuri di gestire i processi, superati questi limiti. Noi sappiamo che questi processi vanno per conto loro e non sappiamo dominarli, non sappiamo gestirli. Climate change l'abbiamo superato. La riduzione della biodiversità, tant'è vero che oggi si parla di sesta estinzione di massa in riferimento alle specie, alle varietà ecologiche che stiamo sterminando, è un altro limite superato. Abbiamo tante specie che stiamo estinguendo e pensate che negli ultimi 3 secoli abbiamo distrutto, fatto diminuire questa biodiversità globale di ben il 34%, secondo alcune stime. Poi, flussi biogeochimici, fosforo e azoto, sono due elementi fondamentali per garantire gli equilibri ecologici del pianeta. Noi attraverso le attività industriali, ma soprattutto attraverso le attività agricole, con l'agricoltura di tipo industriale, abbiamo sconvolto questi cicli con effetti molto pesanti, di cui oggi non abbiamo tempo di discutere nel dettaglio, però molto pesanti sugli ecosistemi e sulle nostre stesse condizioni di riproducibilità delle nostre economie e del nostro approvvigionamento alimentare. E poi infine un altro elemento che abbiamo superato è il cambio dell'uso del suolo. Voi che lavorate con le città, con il design, insomma, questi sono, è un elemento fondamentale, insomma, attraverso l'urbanizzazione e attraverso appunto l'espansione insomma, delle terre agricole in tutto il globo, abbiamo distrutto molti ecosistemi naturali che servivano anche per garantire un equilibrio dei flussi biologici e geochimici che governano il pianeta. Ora, riscaldamento globale, proprio alcuni dati molto brevi, qui potete vedere quanto si è aumentata la temperatura negli ultimi 150 anni, siamo passati tra l'altro i gas serra, che sono principalmente il CO2, l'idride carbonica e metano, sono aumentati a dismisura negli ultimi 200 anni. Nel 1750 si misuravano 250 particelle per milione di CO2, oggi ne misuriamo 420. Sembrano percentuali molto piccole, ma su scala globale sono un'enormità, e questo è un dato incontrovertibile. Feedback positivi, ovvero alterazioni che si autoalimentano proprio in virtù del fatto che andando a sconvolgere certi equilibri, poi il sistema si riassesta su nuovi equilibri che vanno a accelerare alterazioni in atto. Quindi adesso non abbiamo tempo per entrare in dettaglio, ma penso sia importante capire come una volta che noi andiamo a creare delle alterazioni, degli sconvolgimenti, questi sconvolgimenti vanno a creare a catena altri sconvolgimenti che aggravano la situazione. Questo è un sistema che in natura funziona, in natura c'è un concetto fondamentale che regola gli ecosistemi, si chiama omeostasi. Omeostasi è la capacità, l'omeostasi è anche quello che noi facciamo quando abbiamo la febbre, no? Andiamo a alzare la temperatura e poi riabbassarla per adattarci a cambiamenti in atto e mantenere una sorta di equilibrio nel nostro corpo. Lo stesso fanno gli ecosistemi, hanno una capacità di assorbire le alterazioni che però arriva fino a un certo punto. Se noi superiamo certe soglie che vedevamo prima, andiamo a creare alterazioni che proiettano i sistemi su nuovi equilibri che noi non sappiamo ancora decifrare e non sappiamo governare. Emissioni globali, un altro dato ci fa vedere come solo negli ultimi 120 anni siano aumentate in maniera esponenziale. Ecco, questo è un dato importante. Voi che siete, andrete a fare i design, insomma, vi occuperete di comunità, ma anche di oggetti fisici. E qual è la responsabilità dell'inquinamento? Qual è la responsabilità di questo prelievo ambientale? Dicevamo prima di disparità, di sperequazioni, e del fatto che non si possa parlare di antropocene come di fare riferimento a un'umanità indifferenziata. No, questo lo dimostra molto chiaramente. Le emissioni cumulate, le emissioni degli ultimi, nel periodo 1750-2019, delle grandi... i grandi paesi mondiali. Ora, oggi si parla molto della Cina, che è visto come il grande inquinatore, come il nemico numero uno per l'equilibrio naturale di questo pianeta, però se andiamo a vedere le emissioni nei secoli, noi vediamo che gli Stati Uniti ancora sono il 25% di responsabilità. L'UE, l'Unione Europea, siamo attorno al 23-24% in quanto a emissioni emesse e che ancora hanno un peso sull'alterazione del clima globale.
la Cina occupa un modesto 12-13%, nonostante sia diventata la fabbrica del mondo dove tutti vanno a produrre. Per cui questo ci dà la misura. Altri paesi non sono nemmeno conteggiati, insomma, i paesi più poveri non sono nemmeno conteggiati. Questo ci dà anche questo piccolo grafico che volevo portarvi qui per darvi appunto una misura di quali sperequazioni esistono e di come sia necessario mettere anche in conto queste sperequazioni per capire quello che si sta muovendo e anche le possibili soluzioni politiche rispetto alla crisi che stiamo vivendo. La missione pro capite, anche queste ci danno la misura di come, ecco, prima parlavamo di paesi, quindi andiamo a vedere proprio di ceti sociali, di come, voi pensate che, questo è un dato che vi do in maniera molto sintetica, abbiamo un 50%, parliamo di emissioni di gas climalteranti, abbiamo un 50% della popolazione mondiale che è responsabile per un 10% di queste emissioni. Viceversa, per un curioso rovesciamento percentuale, abbiamo un 10% che fondamentalmente corrisponde alle popolazioni più ricche, ai paesi più ricchi, che inquina per un 50%. All'interno di questo 10%, e qui parliamo di emissioni pro capite, abbiamo un 1% che inquina, le stime variano tra il 19 e il 21%. Qual è questo 1%? Evidentemente sono i ceti più benestanti, più ricchi dei paesi più ricchi, anche qualcuno dei paesi più poveri, insomma, comunque sono i veri ceti ricchi del pianeta che inquinano per un 19-21%. Quindi anche qui, insomma, quando parliamo di antropocene, problematizzare il concetto. Parliamo di un fenomeno che sicuramente avviene, la specie umana sta alterando l'equilibrio del pianeta, ma c'è una parte di questa umanità che sta inquinando molto di più del 90% del resto dell'umanità. Qui tanti dati, insomma, poi vi passo le diapositive, però insomma potete vederne anche voi, sono dati che potete trovare anche in letteratura, sono facilmente reperibili. Qui anche qui quello che vi dicevo prima, insomma, la disuguaglianza si misura tra un paese e l'altro, ma anche sempre di più tra le fasce di reddito all'interno degli stessi paesi. E questo è un dato che secondo me è bene tenere in considerazione, sia che si faccia scienza, quindi si vada a studiare quello che sta avvenendo in termini di ecosistemi o di società, di economia, sia in termini proprio di chi va a creare, di chi va a costruire il paesaggio umano e anche le economie. Quindi se il vostro, penso che il vostro futuro sia, spero, insomma, riguarderà il vostro corso di studi, credo che anche in termini progettuali tenere in considerazione questi dati sia fondamentale per capire anche come progettare e andare a colmare attraverso la progettazione queste sperequazioni, disparità, o perlomeno cercare di attenuare. Per la biodiversità, anche qui insomma abbiamo poco tempo e vorrei lasciare qualche momento al dibattito, insomma le domande, una chiacchierata che potremo fare poi alla fine della presentazione. Ecco, per la biodiversità, vi dicevo prima che il 34% della biodiversità se n'è andata negli ultimi 2-3 secoli, e dato insomma vi do alcuni dati abbastanza eloquenti, parliamo di mammiferi in questo caso. Ora, a quanto pensate che possa corrispondere la quota di mammiferi allo stato selvatico sul pianeta? Date una cifra, secondo voi quanto potrebbe essere? Ve lo dico io, ve lo dico molto brevemente. La biomassa di mammiferi dello stato selvatico sul pianeta è del 2%, pensate un po'. Abbiamo invece un 63% che sono animali da allevamento e un 35% che sono animali umani. Pensate un po', insomma, questo è un dato abbastanza eloquente. Ci dà la misura anche di quale sia veramente il nostro impatto, del nostro modo di produrre, di approvvigionarci, di creare economia sul pianeta. E pensate che, guardate un po' quello che avveniva invece solo nel 1900, c'era cioè un 17% dello stato selvatico, un 35%, queste percentuali sono raddoppiate nel corso di un secolo, è impressionante, è incredibile, dei dati a volte è sconvolgente. Alterazioni, dicevamo, cicli biogeochimici, ma questi sono dati insomma ecologici che sarebbe interessante approfondire, ma ci vorrebbe un corso universitario. Passiamo un attimo velocemente invece all'urbanizzazione, che è un altro elemento che forse può interessare appunto in quanto progettisti. Vediamo come l'urbanizzazione dal 1950 ad oggi abbia seguito questa crescita quasi esponenziale, una crescita molto sostenuta. Popolazione urbana, popolazione rurale, potete vedere come nel 1950 la popolazione rurale fosse quasi il doppio di quella urbana. Nel 2015, quando è stato fatto questo studio, la popolazione urbana aveva superato di poco la popolazione rurale. E oggi stiamo andando sempre di più incontro a una popolazione che è eminentemente urbana.
noi ci stiamo evolvendo come una specie sempre più urbana. Qui vediamo i dati per i continenti e vediamo ad esempio dati molto significativi in Europa e in Nord America, che erano già continenti abbastanza urbani, e questa percentuale è stata aumentata, ma guardate poi in America Latina quanto è aumentata, insomma, siamo arrivati quasi a un 90% dell'urbanizzazione. A cosa è dovuto questo? Al nostro modello produttivo, evidentemente fondato sulla produzione industriale, ma anche sempre di più, e anche qui torniamo ancora una volta ai discorsi sulla disparità, sulle sperequazioni, sulla concentrazione di potere economico e politico a livello globale, sulla concentrazione delle terre e di capitale fondiario. La gran parte della produzione agricola che avviene oggi avviene secondo i modelli monoculturali di grandi imprese che fanno economia di scala, e questo va a creare anche concentrazioni di terre che espropria le comunità rurali delle loro possibilità di sussistenza e quindi spinge anche le persone ad andarsene in città. C'è uno studioso che adesso qui insomma abbiamo proprio pochissimo tempo, ma vi raccomando di leggere, vi consiglio di leggere, può essere utile anche per quello che state studiando, si chiama David Harvey, è un geografo e urbanista inglese che ha scritto tantissimo sulle città e secondo me, adesso non sono d'accordo su tutto quello che dice, ma sicuramente è stato illuminante per certi versi, proprio perché è stato il primo che ha in qualche modo collegato, il primo insomma, sicuramente quello che ha analizzato con più compiutezza, il rapporto che esiste tra l'accumulazione di capitale, la concentrazione di capitale su scala globale e l'urbanizzazione. L'urbanizzazione effettivamente è uno dei settori che permette, lo sviluppo urbano è uno dei settori che permette profitti molto rapidi e quindi anche investimenti molto fruttuosi in termini rapidi. E questo ha attirato gran parte degli investimenti globali appunto sulla costruzione di spazio urbano con le conseguenze che possiamo vedere oggi. È una tendenza che anche quantitativamente si sta dimostrando in molti studi scientifici. Le città sono uno dei grandi problemi, voi che vi occupate di progettazione ne avrete a che fare ogni giorno, credo, e sappiate che pur occupando il solo 2% delle terre emesse sono responsabili del 70% delle emissioni e del 50% dell'inquinamento dei fiumi e dei corpi idrici. Quindi sono, ecco, è una delle dimensioni chiave per cercare di avviare una trasformazione che sia significativa sull'equilibrio del pianeta. Anche qui torniamo un attimo all'uso del suolo globale e vedete, insomma, vado molto rapido. Abbiamo il 71% di terre abitabili sulle superfici emerse, sulle terre emerse, di cui il 46% occupato da terreni agricoli, e pensate un po', il 77% di questi terreni agricoli è destinato all'allevamento e alla produzione di coltivazione da destinare agli allevamenti industriali. Quindi anche le nostre diete, anche i nostri consumi alimentari, per come si sono strutturate le società negli ultimi 40-50 anni, sono responsabili, profondamente responsabili di questa creazione. E qui vediamo molto rapidamente, insomma, forse come designer può interessare anche nel creare sensibilità e promuovere stili di vita e modelli di consumo diversi, possiamo vedere di come le differenze di diete, quindi un forte consumo di carne, soprattutto di carne bovina, abbia un impatto profondo sulle alterazioni di questo pianeta. E poi vi passo i dati, comunque potete vedere di quale differenza sussista tra il consumo di suolo, tra una dieta vegana, io non sono vegano, però ammetto le virtù della dieta vegana e vegetariana, invece una dieta che ha un forte consumo di carne rossa. E questa dieta, insomma, con forte consumo di carne rossa, è la dieta privilegiata da grandi potenze mondiali, prima di tutto Stati Uniti e Canada, che hanno un consumo fortissimo, veramente sostenuto di carne rossa, e questo ha effetti decisivi, insomma, molto significativi su quelli che sono le trasformazioni e le alterazioni degli ecosistemi. Ancora una volta, simmetria nord-sud, non mi soffermerei troppo su questo se non per dirvi che, come dicevamo prima, i paesi che si dipingono molto virtuosi, compresi i paesi europei, che in questo momento effettivamente sul piano della ipotetica transizione energetica stanno facendo qualcosa, spesso si dipingono molto più virtuosi di quanto in verità siano, nel senso che sono abilissimi, e i dati economici lo dimostrano, e non sto parlando, insomma, non stiamo facendo ideologia politica, ma stiamo misurando dati economici concreti, ed è quello che cerco di fare anche nel libro,
I dati economici dimostrano, questo studio, che poi se volete vi passo anche i dettagli di questo studio, dimostra ampiamente di come ci sia una sorta di travaso di risorse in termini di terra consumata nei paesi poveri, di risorse importate, che in qualche modo di cui si avvantaggiano i paesi più ricchi, fondamentalmente Stati Uniti, paesi europei e ultimamente anche Cina, oltre ovviamente anche al Giappone, proprio andando a creare una sorta di grande prelievo sottaciuto, sotterraneo, poco esplicitato, ai danni dei paesi più poveri. E questo, insomma, è un elemento che, anche se pensiamo a quello che sta avvenendo nella transizione energetica, quindi al procacciamento di terre rare, di tutti i materiali che servono per questa transizione energetica, è bene considerare, nel senso che noi possiamo fare questa transizione energetica, ma al momento la stiamo facendo andando a prelevare materie prime e risorse che sono altrove. Ora, come si esce da questo grande butiferio, da questo grande casino, passatemi il termine? Ora, noi dobbiamo cambiare il modello di organizzazione sociale ed economico. Semplice a dirsi, difficilissimo a farsi, evidentemente. Questo ci pone di fronte a sfide politiche e sociali enormi, incredibili, che non possiamo fare in una volta sola, evidentemente, non c'è un momento catartico in cui tutto si risolverà da sé, ma dobbiamo costruire poco a poco, e questo necessita anche di strumenti teorici, e prima insomma ho fatto una rapida carrellata, perlomeno di strumenti scientifici e teorici efficaci che ci diano la possibilità di capire i fenomeni, ma anche di possibilità di immaginazione, di capacità di articolare, di partire da queste realtà di base per arrivare a costruire modelli diversi. Ora, qui metto due modelli a confronto. Si parla di sostenibilità da tanto tempo e alcuni dei primi modelli nascono negli anni 80. C'è un rapporto, forse, di cui avrete sentito parlare, si chiama rapporto Brundtland, che è un po' il rapporto che segna la nascita del concetto di sviluppo sostenibile. E questi studiosi, che erano di formazione mista, chi neoliberale, insomma, comunque, formazione di studiosi di varia provenienza, avevano ideato questo modello, che appunto mette insieme le varie sfere per arrivare a cercare di trovare un modello che sia veramente sostenibile, mette insieme varie sfere che sono fondamentalmente quella economica, sociale, ambientale, e dall'intersezione di queste tre sfere si dovrebbe arrivare a una sintesi che effettivamente ci darebbe un modello di società, di sviluppo che sia sostenibile. Ora, è un modello che dal punto di vista ecologico, e i miei colleghi l'hanno dimostrato ampiamente, è inefficace, se non mistificatorio, nel senso che è necessario, evidentemente, arrivare a un modello che dia invece, e questo è il modello della ciambella, di un'altra studiosa che vi raccomando di leggere, si chiama Kate Raworth, è una economista inglese che ha appunto scritto un libro che si chiama L'economia della ciambella, un libro anche molto piacevole da leggere, che vi consiglio, in cui va in qualche modo a tracciare un modello diverso, non è la sola, ma è stata sicuramente quella che ha contribuito alla divulgazione di questo modello, in cui è un modello che va a cerchi che si chiudono uno sull'altro, in cui la parte più esterna è data appunto dagli ecosistemi, quindi dall'involucro degli ecosistemi che devono essere in qualche modo garantiti nella loro riproduzione, e all'interno di questo spazio di garanzia, di assicurazione della rigenerazione ecosistemica, si va a individuare quello che è lo spazio sicuro ed equo per lo sviluppo umano all'interno del pianeta. Quindi vediamo come si trasformi radicalmente il modello del 1989 in questo. Qui avevamo tre sezioni, tre sfere che in qualche modo avevano pari importanza, no, nella definizione di uno sviluppo sostenibile. Invece nel modello nuovo che si sta fortunatamente affermando negli ultimi decenni, negli ultimi 10-15 anni, vediamo come lo spazio, come dire, la riproduzione ecosistemica sia la base necessaria, fondamentale per garantirci uno spazio sicuro di sviluppo. E questo, secondo me, è una trasformazione, una rivoluzione concettuale e teorica che è necessario fare anche in termini di progettazione. Qui sono alcune delle ricette, di indicazioni che emergono dalla letteratura scientifica che io ho cercato di sintetizzare nell'ultima parte del libro. Vediamo, insomma, che ci sono tanti elementi di cui poi, se volete, possiamo discutere anche insieme, però di fatto quello che dobbiamo fare necessariamente è pensare in termini ecologici, che vuol dire pensare
di non vivere, del fatto che non stiamo vivendo in un sistema che si può sfruttare e dal quale si può prelevare in maniera limitata. Noi dobbiamo ragionare sempre in termini di garantire la riproducibilità degli ecosistemi, che sono la base su cui si possono sviluppare la nostra economia, la nostra società. È un discorso che sembra banale a dirsi, ma gli economisti mediamente non fanno. Una piccola illusione per aiutarlo a concludere. È molto interessante questo, ci sono delle parole preziose da memorizzare e anche da problematizzare. Forse qualcuno degli studenti ha recepito di più quello che ho detto, siamo solo all'inizio. Io, per esempio, poi c'è pure il mio amico lì, Fede, allora, ho delle perplessità su quest'ultima frase: ricostruire reti sociali e di cura. Io tengo molto alla cura, faccio il social planner, però io su questa frase ho qualche cosa da dire. Secondo voi cosa c'è da dire? Oltre al fatto che magari se non ci conosciamo. O voi avete da dire? Va bene e basta? Io ho una mia attenzione, no? È la lotta al conformismo, qualsiasi esso sia. Io vedo un rischio di conformismo, perché non tanto per me, eppure me ne sono accorto, forse poco per me, ma per voi. Io credo che minimo metterei un trattino qua in mezzo, perché voi certo avete un patrimonio di apprendimento, ma dato che anche lui, secondo me, ha dato materiale per una mia pseudotesi, però non è mia, noi siamo una sorta di profonda mutazione. Certo che c'è memoria, ma ci ricordiamo sempre cosa ci ha detto Bauman sui dischi di retrotopia. E forse dovete trovare anche modi per costruire ex novo tipi di reti sociali e di modalità di cura che non sono semplicemente il grande portato di Alessandro Manzoni, Dostoevskij e qualcun altro. E invece ricostruire sotto sotto, qui un poco, insomma, qui gli piacevano i film di Tyrone Power, insomma, qua. Sostanzialmente, no? C'è da, no? Fare una piccola osservazione, non critica, ma integrativa. Dice, guarda, qua è anche un fascino per voi e per i vostri figli e nipoti. Qua probabilmente si tratta di, insomma, ci vuole qualche altro Spinoza, no? Ci vogliono dei contributi di alto livello complessivi che cambiano un po' la postura, io credo. Posto che è tutto abbastanza tanto condivisibile quanto difficile, diciamo. Certo. No? Quindi, concludi pure. No, sicuramente, cioè, ricostruire, effettivamente, no, poi possiamo parlare di dibattito, perché potremmo parlarne a lungo, è vero. No, hai citato Spinoza, io penso che sia uno degli elementi, degli autori che amo di più, e secondo me è stato illuminante, è un filosofo. Insomma. Non lo conosco. Però è un filosofo olandese, ebreo, tornitore di lenti, si guadagnava da vivere facendo il tornitore di lenti, faceva, insomma, l'ottico, quello che oggi sarebbe l'ottico. E questa è anche la metafora del suo sguardo acuto nel suo mondo. E Spinoza parlava di separazione nei suoi trattati, dicendo appunto che uno degli elementi, questo è stato reinterpretato anche da studiosi contemporanei, Deleuze ed altri, insomma, diceva che uno degli elementi che penalizzano di più le possibilità di espressione dell'essere umano è proprio quello di sentirsi separato dalla natura, che lui chiamava in altro modo, comunque da quello che lo circondava, dal vivente che lo circondava e dai suoi stessi simili. Oggi, effettivamente, non voglio fare della sociologia spicciola, però secondo me costruire nuove forme di stare insieme e ritrovare anche un modo di curarsi reciprocamente è fondamentale. E serve anche per metterci in qualche modo una posizione di grande consapevolezza rispetto a quelli che sono gli equilibri delicati in cui si muove l'umanità in termini proprio costituzionali. E poi facciamo come si fa un po' nei costi progressisti, faccio le domande. Io già l'ho detto, è probabile che voi dovete immaginare meno traumaticamente di come stare fino alla mia generazione, che avete dei modelli di convivenza
avrete dei mondi di lavoro e non un lavoro, quindi la polarizzazione attraverserà la sistema. E voi probabilmente avrete il compito e anche la fortuna di non centralizzare questo non come un trauma, oddio, non ci sta più il tempo bello passato, ma con una antropologia di tipo diverso e anche quindi con la lettura della società di potere, che ovviamente per tutti i motivi che non dice solo lui, che veramente ringraziamo per il corso di profondo stress, dice tranne gli devo pagare il pranzo, che con la questione ambientale si scavalcano velocemente, ha certamente un pacchetto, perché con tutti i dati drammatici di cui ha riportato, non ha inventato lui, evidentemente no, tu e i tuoi concludere con Bettini, ok. Posso concludere con Bettini, ma forse confidando anche in maniera più leggera. No, questa frase di Bettini, che è stato un grande studioso dei fenomeni urbani, di ecologia urbana, è stato uno degli iniziatori dello studio dell'ecologia urbana, ci dà un po' una sintesi di quello che vorrei dire alla fine di questo intervento, insomma, che fondamentalmente quello che stiamo vivendo è una crisi ecologica, ma una crisi ecologica che affonda anche nel nostro modo di organizzarci dal punto di vista sociale. Cioè, fondamentalmente i rapporti sociali che stiamo vivendo, le sperequazioni, le disparità profonde, hanno un riflesso anche nel modo in cui noi interagiamo con la natura, con gli ecosistemi. E questo è un elemento fondamentale che ci dà anche, come dire, uno strumento chiave per capire che non è possibile uscire da questo impasse, da questo tunnel in cui ci siamo messi negli ultimi secoli e che gli ultimi decenni stanno dimostrando, senza mettere in discussione anche le disparità, le sperequazioni che viviamo nelle nostre società. Cioè, noi dobbiamo redistribuire innanzitutto risorse, ricchezza e conoscenze per creare una transizione a un nuovo modello che sia equo e meno doloroso possibile. Questo, secondo me, è uno, come dire, forse è la lezione che vorrei trasmettere con questo, che avrei voluto trasmettere col libro e che cerco di trasmettere nelle presentazioni che faccio. Grazie veramente. Vi lascio con questa frase che, scusami, non potevo dimenticare. Di terminare, insomma, il compito è difficile, i tempi sono bui e difficili, ma bisogna mantenere comunque energia e propositività. Pensate che Bruce Lee, che tra l'altro in questa citazione che riporta nell'ultimo capitolo del libro, possa essere, insomma, una degna conclusione della presentazione che vi ho fatto. Grazie.